Oggi continuiamo il nostro viaggio sui simboli che trovate disegnati sui muri di strada. Aia! È una svastica! E di certo non gliel'ha disegnata un vandalo di turno. Perché la svastica sul Buddha se ne sta lì da 5.000 anni? Perché in molte religioni è considerato un simbolo di buona fortuna e benessere. Poi purtroppo nel 1920 Baffetto ha deciso di utilizzare la croce uncinata come simbolo del partito nazista. E da quel giorno le nostre strade si sono riempite di ghirigori. E la svastica, quasi svastica, diviene l'icona più riconoscibile della propaganda nazista. E il concetto di una nazione in cui la razza è pura. E la svastica incuteva terrore nei soggetti ritenuti nemici della Germania nazista. Quindi, a dispetto delle origini, oggi questo simbolo è diventato così ampiamente associato ai nazisti che gli usi contemporanei fanno sempre sorgere molte polemiche. E mi raccomando, studiate tanto per non far la fine di questi personaggetti qua. Bella Dabrowski.